Ciao a tutti, io sono Coco, sono un barboncino toy tutto nero e sono gentile, elegante, ma anche molto dispettoso. Sono il cane di Alessia. Coco si chiama così perché K è l'iniziale dei miei figli, Kim, Keira, e il terzo figlio non poteva non avere la K, Coco. Cocò alias, straccio, mocio, spelacchio. E quindi a seconda delle situazioni in cui è coinvolto, cambiamo appunto il suo soprannome. Sono un'amante degli animali da sempre. Un giorno mia figlia mi fa: "Mamma, perché non prendiamo un barboncino nero?" Eccoci qua. Ah, ecco, lo sapevo che mi stavi aspettando qua, come sempre. Questo cagnolino è arrivato in un momento particolare nella nostra vita, un momento pre-lockdown, insomma, un momento storicamente brutto, socialmente brutto, e ha riempito proprio le nostre giornate. Quando ho in mano questi è tutto più facile, vero Coca? Bravo, il mio biscottino. Volete sapere cosa combina? Ha mangiato tutte le ciabatte di gomma mie e dei miei figli, ha rosicchiato tutti i tappeti, non abbiamo più un divano, non abbiamo più cuscini, tutte le gomme piume che sono inserite nei pupazzi, nei cuscini, per l'appunto sono sparse in tutta casa, per non parlare poi della carta igienica tutta srotolata dentro casa. Adora la carta, è così. Un'altra cosa divertente, Coco, che non si capisce quando si acciambella, quale sia il davanti e quale il dietro. E questo fa ridere me, ma soprattutto i miei bambini, che fanno: "Ma dov'è il muso?" Ops, no, abbiamo sbagliato, è l'altra parte. Questo cane per me è tutto, e credo che il cane un po' per tutte le persone sia la ricetta di felicità, di serenità, di amore. È un qualcosa che è tuo, che ha il suo carattere, ma che non ti giudica, come dovrebbe essere un po' di più, forse anche tra le persone. Io credo di essere testarda come Coco, caparbia come Coco, con un grande carattere come Coco e forse anche intelligente come Coco. Allora, un ringraziamento speciale a Michela per questo invito e a tutte le persone che amano gli animali come me. Un grande ciao da me e Coco. Ciao!